Beh, caspita, l'uomo tigre ne prende sempre un sacco, però siccome crede nel bene, riesce sempre a cavarsela, riesce sempre a vincere. Beh, Naruto ha dimostrato che anche venendo emarginati si può cercare riscatto sociale facendosi valere e seppellendo l'odio. Eh sì, da Bill e Oga sono riuscito a comprendere che cosa significa avere un legame. Beh, di questi forse non ne dovrei neanche parlare, ma sono stati meglio del 90% dei parenti. È bello leggere, io di manga ne leggo tantissimi, anche se ammetto che ultimamente mi sto concentrando solo sulle serie che mi interessano. Però sono proprio contento, anzi, fatemi scrivere su Facebook una bella frase ispiratrice tirata fuori da un manga. Una notifica? Guarda che la vita non è un manga. Come? Allora, non sono stupido. La vita reale è diversa e non ha di certo le stesse caratteristiche della vita che fanno i personaggi di un manga. E allora che cosa vieta di imparare dalle loro vite e dalle loro storie? Cosa vieta di assorbire insegnamenti da un manga così tanto quanto lo possiamo fare da un libro, da un film o da qualcosa che ci raccontano, dalla vita stessa? Per esempio, da Dragon Ball ho imparato valori come il sacrificio, il voler lottare, il voler allenarsi, migliorare se stessi per sconfiggere difficoltà sempre più grandi. E ragazzi, questo solamente da Dragon Ball, che non è nemmeno lontanamente profondo come esempio One Piece o Naruto. Da questi ultimi ho imparato il valore di avere dei compagni, anche che cosa significa essere soli, che cosa vuol dire riscattarsi e diventare degli eroi alla fine. Ho imparato a lottare, a parlare, ad aprirmi con gli altri, a capire i problemi della vita. E perché no, ora mi è anche più chiara la differenza tra bene e male, tra ciò che è giusto e cosa invece è considerato sbagliato. Il problema è sempre uno solo. La gente che parla senza capire di che cosa sta parlando. Persone che mai in vita loro hanno aperto un fumetto e iniziano a giudicare chi li legge. E questo vale per ogni cosa della vita. Non sto dicendo di non giudicare una persona, perché diciamolo, è impossibile non esprimere anche un minimo giudizio su anche su qualcuno che abbiamo conosciuto da poco. Il fatto è che prima bisogna conoscerla, bisogna capirla, bisogna comprenderla, bisogna capire quello che fa e perché lo fa, i suoi motivi. Solo allora, solo quando si è competenti in una persona, è quello il momento in cui possiamo dare un giudizio che sia veritiero, che non sia una cosa superficiale, così campata per aria, che ovviamente rimane una cosa soggettiva, personale. Attenzione, non sto dicendo di accettare tutti così come sono. Sto solo dicendo di esprimere un parere, un giudizio su una cosa, su un fumetto, su un film, sul dolore di una persona, solo dopo che lo si è capito a fondo, solamente dopo che si ha una certa esperienza con quella cosa su cui si vuole esprimere un giudizio. Sembra facile? No, perché non lo è, non è facile. L'uomo tende ad aver paura di ciò che non conosce, di ciò che non capisce, di ciò che non comprende. O meglio, di ciò che non vuole conoscere, di ciò che non vuole capire, di ciò che non vuole comprendere. Fa parte della sua natura. Una volta, mi ricordo, era buio, era notte, camminavo sotto un ponte e non vedevo assolutamente nulla. Ad un tratto arriva alle mie orecchie una voce di un vecchio. Mi volto verso il suono e vedo lì nell'angolo quello che sembrava un vecchietto tutto sporco, incappucciato, con un cappuccio nero. E ricordo che allora iniziò a parlarmi e mi disse: "Non puoi impedire a un gatto di leccarsi, come non puoi impedire al cielo di essere blu. Certe cose sono così e basta." Allora io l'ho guardato e gli ho detto: "Ma che minchia sta dicendo? Ma noi non siamo delle semplici forme di vita!"
abbiamo quel qualcosa in più che dobbiamo sfruttare a nostro vantaggio. Noi abbiamo la possibilità di comprendere al meglio qualsiasi cosa. Noi possiamo capire le cose senza dover accettare per forza le cose come stanno. Abbiamo, o meglio dovremmo avere, l'intelligenza di poter capire le cose. Abbiate il coraggio di capire le cose. Abbiate il coraggio di cambiare. Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare!